abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e Dio venga con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
e cantando ao vento da glória, Jesus se avançou a montanha, e mesmo se acendeu e se originaram os discípulos, prendendo a glória do corpo e abraçando a glória. Beati o Pai do Espírito, perché di essi che vengono in cielo. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati gli inimici, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi vengono i cieli. Bene, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e vi intendono, diranno una sorta di male contro di voi per causa di Dio. Allegrati, risultati, perché grazie la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Thank you.
che scegliendo in tutte le situazioni non ciò che può essere secondo l'interesse del momento, secondo magari il gusto, secondo quello che può essere più soddisfacente per noi, ma scegliere sempre ogni cosa secondo il volere di Dio, secondo ciò che è la misericordia che Dio ci invita a vivere. Questo a tutti gli nei momenti più impegnativi, nei momenti in cui dobbiamo fare scelte che sono davvero determinanti per la parte del nostro cammino, anche nelle scelte che compiamo. E dovrebbero essere le nostre scelte sempre tutto in questo piano continuo, intenso con la misericordia di Dio. Riconoscere che Dio è misericordioso verso di me, così imparare ad essere le cose valiose, ma di trasformare
perdere qualcosa, ma nel momento in cui impariamo a vivere come Dio, offrendo amore e vita all'umanità, ecco che questo diventa un valore grandissimo, tanto più grande di ciò che noi possiamo calcolare, che diventa la forza, una forza che fa vivere il mondo. Questa è la vita di Cristo. La vita di tutti coloro che seguono il Cristo, è vero. Perché guardano la ragione di Gesù, proprio con questa pagina del capitolo quinto di Matteo, che è una grande speranza e certezza, non perché si riceverà una ricompensa nella vita, ma perché talora noi riceviamo una ricompensa del Cristo del cielo, cioè talora noi partecipiamo ad una grazia di Dio che si diffonde nel mondo. E qui la nostra ricompensa. Una ricompensa che ci va a prendere di là, ma una ricompensa che è di partecipazione alla nostra vita, ci passa a Cristo, per essere fedeli, non solo partecipi di bene, ma grazie al Signore. Grazie al Signore per il bene che ci viene di questo del mondo. E allora ecco che questo popolo che cammina si raccoglie. Insieme guardando alla santità verso cui Cristo Signore ci chiama e ci guida. Questo popolo si raccoglie, si raccoglie intorno all'altare della Santità. E qui ci sono alcuni fratelli che sono i sacerdoti, coloro ai quali il Signore ha chiesto, perché il Signore ha chiamato perché siano la sua immagine della sua presenza in mezzo a tutti i fratelli. Ciascuno in particolare, tutti insieme.
ognuno di questa comunità possa essere davvero forza di vita nuova della nostra storia, di questo tempo e di questa nostra società. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere di compiere salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio di per la comunità.
del nostro fratello, si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i tempi che sentivano la tua presenza a mente del vedere la luce del tuo volto. Ti noi tutti gli altri misericordia, donaci per parte della mente eterna, insieme con la pietra della mia vera e l'anima di Dio, San Giuseppe e Sospo, con gli apostoli e tutti gli insani, che in ogni tempo di furono per te, e in Gesù Cristo tuo figlio, cadde la tua gloria. Thank you.
restituzione dell'Eucaristia per la Cristo Amoroso, davanti alla Chiesa ci sarà il Vescovo Paolo e il suo centro della Chiesa del Carmelo, mentre il sacerdote sarà il presidente per comunicarsi. Thank you.
O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti quei santi, fa che raggiungiamo oggi noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel peregrinaggio supremo al tesoro banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Ora membro del Consiglio Pastorale, il professor
persona non solo si deve dare il consiglio, rivolge alla tua parte un messaggio per lui, a nome del consiglio di tutta la parte. Thank you.
Thank you.
soltanto per fare ciò che è necessario. Oggi ciò che è possibile, ma di più bisogno di sopprimere a fare il possibile. È vero, padre, è vero. È vero che io mi ho detto parlare la mia storia e mi sono fatto amare il Dio. L'unico fatto, se possiamo dire, è soltanto avere il codice del suo padre e i suoi confronti. Proprio per me, perché tutto questo è stato, non è che non è una cosa del mondo, sicuramente si permette di essere lì. Io devo ringraziare a te, innanzitutto, innanzitutto la mia. Io oggi è anche per me l'anniversario di mia madre, per il tuo, e oggi è il giorno di lui, ricordo il 17, il giorno appresso, la mia madre c'era Zaccheo. Diceva che stavo parlando di funzione. Zaccheo si sente piccolo, lui si sente piccolo e anche fragile in questa immensità. Però mi sono reso conto di una cosa, che i piccoli bisogna farsi piccoli per essere grandi, per essere sani, come piccola io. Non ci credo, forse non ci riuscirò. Ma per me quando sarà piccola la comunità che è lei mi sta prendendo l'arte. Spero di essere un sacerdote, un pastore accogliente, misericordioso, buono, docile, dolce, va bene. Spero di essere tutto questo. E allora io ringrazio tutti, ringrazio lei, ringrazio tutti i sacerdoti importanti che sono qui, qualcuno molto dal punto di vista adesso della nostra anima, che viene messo vicino. Noi siamo la sua persona. Io sono molto virtuoso, sono molto istintivo, sono molto bisogno di qualcuno di freni a volte così. Lui è molto più diversivo, molto più tanto, ci comprendiamo. Io la ringrazio, lo Spirito Santo è tutto bene, ci vogliamo bene. Qualcuno ha detto che è meglio che ci riusciamo, siamo Pietro e Paolo. Pietro è un po' dalla nostra, un po' così. San Paolo invece è un po' più bello, molto persino, molto più lui. Allora, io ringrazio di avere questo. Ringrazio tutti i sacerdoti che sono stati la prima volta, Don Maurizio, che è il mio sacerdote, colui che mi ha portato, colui che mi ha fatto conoscere Gesù Cristo, la verità, l'amore, la missione. Se io dico che il veramente sono così, ma se devo fare Maurizio qualcosa di importante, è il crederci. Il crederci. Che Dio ci ama in sé. Io lo ringrazio di questo. Ringrazio Gerardiano, non so come ho visto, non so adesso il nome di Gerardiano, noi siamo tra virgolette figli di Maurizio, figli di Maurizio di Giuseppe, io ho un padre di viaggio in un certo senso, siamo in un quartiere bellissimo dove penso che non si può fare, ma tante cose di questo. Ringrazio poi la Vincenzo Cacciatore, per me è stato un premio perché la Vincenzo quando sono venuto al corpo di Alessa mi ha accolto a braccia aperte e io ho dato tanto, forza, determinazione, ma un amore grande per i poveri e questo mi ha aiutato molto nel mio cammino. Ringrazio Don Massimo anche perché poi è stato l'avvicinamento tra Don Massimo e Massimo. Ma prima di loro, ecco, ho anche prima, non ho chiesto a non riesco a parlare. Prima di andare a testa c'è quello di dire. No, ci siamo tempi, nonostante l'età diversa, però eravamo con i due fratelli, i due amici, si stava bene, ci si voleva bene, ci si vuole bene. Poi ci sono Giuseppe Cerito, Francesco Verde, e ci sono tante, con la forza, che è veramente una persona molto cordiale, e noi di una mattina, quando mi sono trovato della benedizione, di una prima veste, sono gesti di tenerezza che non hanno più, non hanno più, non hanno più. Grazie, c'è Borghini, c'è Don Riparo, c'è Don Antonio di Cuore, c'è Don Franco, che fanno parte di questa, c'è Don Antonio Grassi, che è qui, non so se... Don Vincenzo Martisa, con Franco Cuore, con uno anche a casa, per un anno, quando sono stato a chiamare a loro, di celebrare la messa della domenica nella comunità di Don Franco. Non so quello che chiedo, che è quello che siamo andati a fare insieme. Grazie a tutti gli altri, cioè, mi danno avanti, mi danno ricordo, mi danno giù,
presso coloro che hanno ricevuto la chiave, ma stamattina si sono andati a fare la presenza alla parola, che sono venuti in pastore, e mi hanno voluto trovare ancora più bene, perché ancora più bene, perché ci si è vissuto. Penso che davvero ci sono tante attività, tante cose, c'è tanto una cosa che sono venuto e per me, c'è solo il mio.